No, non so cattivi ragazzi, anzi, fatto di essere c***oni, non vuol dire che hanno fatto una cosa del genere. No, non dite c***e, non le dite le cazzate, mi fate sbroccare. Non è una cosa giusta, ma dire che era una cosa abituale, li fanno passare da mostri, non è una cosa abituale. Siamo a Colleferro, dove Willy è stato barbaramente ucciso e qui vogliamo capire chi sono i suoi aggressori. Li conoscevate questi capelli bianchi? Vabbè, si sa che sono fenomeno. Stavano fatti dei coca persi. Si tratta di bulli, picchiatori oppure di violenza fascista, razzista, di voglia di sfogarsi sul più debole, soprattutto se ha il colore della pelle diverso. Era un fatto di orientamento, un po' di orientamento politico. Lì si parla proprio di gente che secondo me è partita e ha fatto quello che non doveva fare. Sono una banda di squilibrati, criminali, tanto sono stati Cioè, quelli devi uscire da casa per fare queste cose. Perché se gli dici che differenza c'è con la testa e la sinistra, manco lo sanno, penso, capito? Però sono tutti esaltati. Credo che loro siano razzisti, so che sono molto sulla parte di destra, lato di Mussolini, Hitler. Ma il fratello di Marco e Gabriele Bianchi respinge le accuse. Non sanno neanche con la destra e la sinistra, non sanno un c***o di politica. Non c'entra niente, perché era Willy, perché è scuro, perché c'estava un'altra persona perché era giallo, un'altra persona perché era verde, non c'entra niente questo. Comunque loro venivano pagati per andare a picchiare la gente. Venivano pagati? Sì. Era proprio un lavoro. Sì. Venivano chiamati per saldare questioni. Sicuro quel ragazzetto là non c'aveva problemi con loro. In ogni caso, anche dopo quanto accaduto a Willy, sui social in paese non mancano le dichiarazioni forti. Nato in Italia 21 anni fa, non immigrato. Per me sempre immigrato sei, perché se sei nero in Italia non esistono persone nere. Esistono persone nere immigrate. Per me rimarrai sempre immigrato. Cioè, puoi avere la cittadinanza italiana, ma sempre immigrato sei. Io sono fascista, quindi un po' di dittatura ci vorrebbe per gli immigrati che arrivano, che non ci voglio io. Io bombarderei quando stanno arrivando loro, il governo, e stanno rovinando l'Italia. Troppo di razzismo. 2 mesi fa, anche stazione, un ragazzo. Perché tu parli nero di merda? No, stai zitto, non parla niente.